voglia di fare musica. È anche un pochettino sexy. ECMA 2022, tra i vari stand, ritrovo lui, l'ho inseguito perché ho detto ma io l'ho già visto TG2 Motori e lui è sempre in sella e ci racconta insomma tutte le novità. Pier Giorgio Giacobazzo, ciao, intanto è un piacere conoscerti dal vivo, ma sicuramente conoscere la tua passione per le moto quando è nata. Ciao Simona, ciao a tutti i vostri ascoltatori, è nata, ero praticamente in fasce. Cioè, a prescindere da qualsiasi influenza dei genitori, perché nessuno dei miei amava le moto, anzi hanno provato tutti a fermarmi, ma io da bambino mi avvicinavo a una moto che si chiamava Italjet. Erano delle moto da minicross che mi attiravano magneticamente senza sapere perché. Poi l'ho capito e poi all'età di 12 anni ho cominciato a mettere da parte i soldi perché sapevo che i miei non mi avrebbero comprato il cinquantino, ma io... 450.000 lire di monetine, 500 lire col delfino, ti ricordi la banconota? Quindi anche tu. Insomma, al 14° compleanno vado da Marcolino, detto Ercaccola, che era del mio quartiere di Roma, e compro il suo caballero usato, con il quale comincio a saltare come un pazzo dappertutto e dopo un mese avevo gli ammortizzatori sfondati. Vabbè, questo è stato... Ma siamo sicuri che il 125 sia una moto da pischelli? Sicuri, sicuri? È stato l'inizio e poi è stata la tua passione che ti ha portato poi a farne anche un lavoro, se vogliamo, passione e lavoro, insomma, sempre una cosa bella, no? Allora... O no, hai fatto ancora uno step in mezzo. Diciamo che io mi occupo di moto per lavoro soltanto dal 2019. In realtà io faccio il giornalista di telegiornale, del TG2, nel quale lavoro dal 97. Poi ho visto che TG2 Motori non aveva più un tester di moto e ho detto, guarda, potrei esservi utile, potrei occuparmene io, insomma, e quindi sono riuscito a fare questa cosa meravigliosa, perché tu ti vesti, io faccio anche i test di biciclette, perché ho corso sia in bici che in moto, quindi sono due... Io sono un grande appassionato delle quattro ruote, Simona, due della bici e due della moto, del resto non me ne frega niente. Quindi riesco a uscire vestito da corridore o da pilota e dire ciao amore, vado a lavorare. Questa è una cosa che... Che bella questa cosa. Ma senti Pier Giorgio, si parla tanto di mobilità elettrica. Tu sei per insomma motore termico o motore elettrico? Io sono un fan dell'Euro Zero, devo confessarlo. A me tutta questa enfasi sul passaggio all'elettrico non mi piace. Si vede che sono di un'altra generazione. Soprattutto perché credo che le motociclette siano veramente una briciola nell'inquinamento. Lo abbiamo visto durante il lockdown, quando hanno fermato tutto il parco circolante e i livelli di inquinamento hanno superato i limiti di allarme. Perché? Cos'è che inquina di più? Gli impianti di riscaldamento. Le aziende, le navi, gli aerei e le grandi industrie, e noi ce le andiamo a prendere con la mobilità, che è già ecologica quella delle moto. Detto questo, il passaggio all'energia pulita è inequivocabile, è inevitabile e bisogna farsene una ragione, quindi anche la mia passione per l'Euro Zero sarà messa da parte e saremo tutti quanti molto educati e poco inquinanti, lo prometto. Questo sì. E cosa hai trovato all'ECMA 2022 di particolarmente interessante? Le ragazze, non si dice questa cosa che è pieno di ragazze l'ECMA, non le ho viste. Però l'ECMA per me è una festa, io sto col sorrisone tutto il tempo che passo qua, anche se fatico molto, diciamo, a coprire tutte le cose che devo coprire per lavoro, mi sento come Dracula all'Avis, vedo sacche di sangue da succhiare ovunque, quindi mi piace tutto dell'ECMA e soprattutto mi piace che sia tornata Ducati sui suoi passi, perché diciamolo, qui c'è gente che pensa di poter fare a meno dei saloni, non per i saloni ma per il contatto col pubblico, che è fondamentale in questo mondo, che è un mondo di passione, di grande passione, e la passione via web non è la stessa cosa, mi dispiace. Assolutamente no. In chiusura, così, d'amblè, visto che noi siamo anche una radio, qual è la tua colonna sonora che potresti portarti indietro anche nei tuoi test drive, o meglio nei test che fai sulle biciclette? Non so. La colonna sonora che io porto nei miei test è assolutamente rock,
perché la moto è rock, ti muove il rock. Purtroppo sono anziano, non capisco tanto la trap, non mi emoziona tanto la trap, la trovo carente di testi e soprattutto musicalmente, mentre una rock band ti accende il cuore e ti fa volare esattamente come le grandi moto e le grandi bici. Allora, così sia anche per il 2023, grazie Piergiorgio. Scusa Simona, però io voglio sapere, tu sei motociclista? Io non sono motociclista, l'unica volta che ho usato un motorino ci sono caduta e ho abbandonato. Su questo però ci dobbiamo lavorare, va, non bene, va bene, lavoriamoci. Rimaniamo così, Ok, rimaniamo. Okay. Grazie. Ciao.